Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la purtroppo ben più nota serie Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale, potreste chiedere? Già conosciamo la storia di Westeros, potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Nuova settimana, nuova puntata e in questo caso voglio parlare di un elemento che è uno di quelli che più mi affascina all'interno della saga. Le spade di acciaio di Valiria. Cos'è l'acciaio di Valiria? L'acciaio di Valiria è ovviamente un tipo di acciaio. Cambiato la vita. È un tipo di acciaio molto particolare all'interno delle cronache del ghiaccio e del fuoco. Come vuole il nome, venne creato proprio a Valiria. Valiria si trovava ad Essos ed è il luogo di origine dei Targaryen, come anche dei Valerion e di tutti coloro che riuscivano a cavalcare i draghi. Proprio per questo, infatti, è ritenuto possibile che i draghi fossero utilizzati per creare l'acciaio di Valiria. Ma in realtà di questo non c'è una vera certezza, cioè ancora non si sa esattamente come veniva fatto l'acciaio di Valiria. In questo acciaio venivano forgiate armi, ma anche gioielli. E secondo le leggende, sono create tramite l'uso della magia e di incantesimi, che appunto le rendono delle spade quasi magiche. A Valiria, infatti, vi erano dei maghi. Non si sa, come un po' tutta quanta, diciamo, la magia all'interno di A Song of Ice and Fire, non si sa esattamente come funziona. Cioè, ancora non abbiamo bene notizie e informazioni sull'uso della magia. Effettivamente sappiamo che i figli della foresta avevano determinati tipi di magia, come appunto quella che vediamo con Bran, lo shapeshifting e la green sight. Ma per esempio quando si parla di Brandon il costruttore non sappiamo che tipi di magia lui abbia in realtà imparato dai figli della foresta e come sia riuscito a creare e a costruire sia la barriera che Grande Inverno e probabilmente anche Capotempesta. L'unica che vediamo un po' più che usa la magia, cioè che sembra che la sa padroneggiare, è Melisandre, che viene da Shai delle Ombre e che appunto utilizza la magia appunto di Shai delle Ombre, quindi governa le ombre, vede il futuro nel fuoco. Purtroppo il segreto di questa tecnica è andato perduto proprio dopo la caduta di Valiria, il doom di Valiria. Dopo la distruzione di Valiria, il valore di queste armi è salito ai massimi storici, perché non avendo più, diciamo, la fonte che creava questo acciaio così pregiato, tutti se ne volevano accalappiare, quindi il prezzo è aumentato. Si dice però che solo i migliori fabbri riescano a replicare l'acciaio di Valiria, e sappiamo che a Kor, un'altra città di Essos, ci sono delle persone che sanno delle magie che riescono appunto a fortificare questi doppioni che vengono creati, insomma, queste repliche di acciaio di Valiria, anche se non è esattamente la stessa cosa. Cioè, riesci a creare una spada di una buona fattura, ma non è spada di acciaio di Valiria. Le lame di acciaio di Valiria sono descritte come leggere, resistenti ed estremamente affilate. E, a quanto pare, su molte delle lame compaiono delle increspature che, a quanto pare, George Martin ha inserito perché ricordano l'acciaio di Damasco nel nostro mondo. Comunque, diciamo, oltre a ciò, le spade di Valiria sono caratterizzate dal fatto di avere un metallo di un colore scuro, quindi o smoke grey, quindi grigio scuro, grigio fumo, o addirittura anche nere. E trovo molto interessante la comparazione, diciamo, mi è venuta subito in mente l'arma che hanno gli estranei, che invece, nonostante anche quella sia assolutamente affilata e fina, è comunque bianca e cristallo, è quasi cristallo, quindi mi è piaciuto, insomma, questo scontro tra cristallo e acciaio di Valiria. Ma quali sono le spade di acciaio di Valiria di cui si parla nel libro? Le spade si dividono in due gruppi. Quelle di cui sappiamo la fine, cioè quindi chi ce le ha e dove si trovano,
e quelle disperse. Adesso comincio con quelle che sappiamo dove sono finite, poi parleremo delle scomparse. Allora, cominciamo con la prima, Arsbane. Arsbane è la spada di acciaio di Valiria che viene tramandata nella famiglia di casata Tarly. I Tarly sono la famiglia di Sam Tarly, che è il migliore amico di John durante il percorso nella saga. E i Tarly sono una famiglia che si trova nell'altopiano. Heartsbane è una Great Sword. Le Great Sword sono spade che orientativamente partono da una lunghezza di 1,60 m per arrivare fino a 1,80 m e sono così pesanti e così lunghe che la loro caratteristica principale è anche che non possono essere utilizzate con una mano sola, ma devono essere utilizzate con entrambe le mani. Arsbane viene passata di padre in figlio nella casata Tarly, quindi il Lord di Thornhill riceve la spada Arsbane. Storicamente questa spada venne usata da un altro Sam Tarly, ossia Savage Sam Tarly, che la utilizzò per uccidere una dozzina di Dorniani durante la Vulture Hunt. Che cos'è la Vulture Hunt? È una guerra avvenuta sotto il regno di Aegon I Targaryen ed è la seconda guerra dorniana che dovrebbe essere avvenuta intorno al 37 dopo la conquista dei Targaryen e venne capeggiata da questo tizio che si chiamava il Vulture King, ecco perché si chiama la Vulture Hunt, che era un fuorilegge di Dorne. Il nostro Sam invece, durante il periodo di tempo di A Song of Ice and Fire, quindi della saga principale, Sam, come primogenito di Lord Randall Tarly, avrebbe dovuto ereditarla quando sarebbe diventato lui Lord. Diciamo che Sam non è mai stato un grande appassionato di armi o di battaglie, infatti, come sappiamo, se lo sappiamo, oppure se non lo sappiamo, ve lo dico, Sam non ama particolarmente le battaglie. Stessa cosa, non ha proprio un grande amore per questa spada. Dice che l'ha tenuta in mano qualche volta, ma aveva molta paura di ferire le sue sorelle proprio perché la spada di acciaio di Valiria è molto affilata. Come sappiamo nella storyline di Sam, Sam verrà costretto dal padre a rinunciare ai suoi diritti e sarà poi mandato alla barriera come volontario, non proprio volontario. E quindi adesso la spada ce l'ha suo padre, Randall Tarly, e passerà una volta dopo la morte di Randall ha il fratello minore di Sam, ossia Deacon, che voglio evitare di dire, cioè nella serie stavano aspettando proprio il fatto che si chiamava Deacon per far ridere qualcuno. Io mi ricordo che c'era la gente che lo diceva da tipo 2 anni che facevano vedrai che quando faranno spuntare fuori Deacon faranno la battuta che si chiama Deacon ed è e non sarà molto simpatico. Che poi in realtà noi non lo sappiamo. Sappiamo che Randall è uno stronzo, ma non sappiamo se Deacon ha, diciamo, ereditato tale simpatia. Quindi, vabbè. Un'altra cosa interessante di Arsbane, quando sentiamo parlare di Arsbane, è un sogno che fa Sam durante il terzo libro. E il passaggio è questo: His dreams were strange that night. He was back at Thornhill, at the castle, but his father was not there. It was Sam Castle now. Jon Snow was with him, Lord Mormont too, the old bear, and Gran, and Dolorous, Ed, and Pip, and Pip, oh, and Pip, and Todd, and all his other brothers from the Watch. But they wore bright colors instead of black. Sam sat at the high table and fastened them all, cutting thick slices of a roast with his father's great sword, Heartbane. There was sweet cakes to eat and honeyed wine to drink. There was singing and dancing, and everyone was warm. When the feast was done, he went up to sleep, not to the Lord's bedchamber where his mother and father lived, but to the room he had once shared with his sisters. Only instead of his sisters, it was Gilly waiting in the huge soft bed, wearing nothing but a big shaggy fur, milk leaking from her breasts. Qui c'è chi dice che magari Sam ha avuto una visione del futuro. Non lo so in realtà se è una
diciamo, una visione del futuro, ma se lo fosse, insomma, qui secondo me, cioè, secondo me non lo è perché c'è Lord Mormont in mezzo, però se lo fosse, magari si riferisce a come si vivrà poi durante l'estate. Penso, quindi tutti allegri, tutti felici. Magari anche ho letto dalle teorie, magari anche i Guardiani della Notte avranno un altro tipo di ruolo a quel punto. Magari non avranno più il giuramento, anche se la vedo difficile perché una volta che fai un giuramento in A Song of Ice and Fire di solito va mantenuto, quindi non lo so. E ovviamente anche il fatto che alla fine c'è Gilly che lo aspetta in camera. Che appunto magari ci può suggerire se fosse una visione il fatto che poi si mettono insieme. Non sono sicura della visione quanto magari dei desideri che ha Sam in sé, quindi condividere casa sua, il suo cibo con la sua famiglia, perché qui facciamo caso che non c'è nessuno della famiglia di origine di Sam, quanto tutta quella dei Guardiani della Notte. Quindi il senso di appartenenza che Sam ha all'interno dei Guardiani della Notte. E ovviamente anche l'amore, diciamo, per Gilly, che se ancora non se ne è reso conto, comincia. E Arsbane, secondo me, è un simbolo per far capire, diciamo, al padre. Non che gli ha preso il posto, ma diciamo che è una figura di autorità anche lui, o contro ogni previsione che il padre aveva. Quindi, secondo me, è una cosa così. Voi che dite? È un sogno profetico oppure è semplicemente sogni e desideri di Sam che ci fanno vedere i suoi desideri? Oh sì, e mi sono scordata che al momento Victarion, diciamo, in uno dei suoi pensieri, Victarion Greyjoy, che per chi ha visto la serie non lo conosce, non sa neanche chi è, ma è uno degli zii di Theon. Al momento, sapendo che Randyll ha Heartsbane, non gli farebbe, diciamo, molto schifo andarla a reclamare. Ora, bisogna vedere se ci riesce, ma chi lo sa. La seconda è Lady Forlorn. Lady Forlorn appartiene a una casata minore della valle, che si chiama House Corbray, di Hearts Home. È una casata che si trova nella zona delle dita. Perché mi vedete roteare gli occhi così? Perché ogni volta che io penso alle dita mi viene in mente Dito Corto e vorrei buttarlo giù dalla Porta della Luna, quindi insomma, è una zona che non mi piace molto. Comunque, anche Lady Forlorn viene passata di padre in figlio a seconda di chi si siede, appunto, viene passata di padre in figlio secondo la successione per il trono di Hearts Home. Lady Forlorn è conosciuta, diciamo, è riconoscibile perché sull'elsa ha un rubino a forma di cuore rosso, quindi che è bloccato sull'elsa, è incastonato lì. È una longsword. Cos'è la longsword? La longsword. Allora, adesso io, secondo le ricerche che ho fatto nel mondo di A Song of Ice and Fire, la longsword ovviamente è un po' più piccola, è un po' più corta rispetto alla greatsword, va tra gli 80 centimetri lunghezza fino a 1,10 m. E nel mondo di A Song of Ice and Fire, la longsword di solito sono quelle spade che si maneggiano con una mano sola. Invece, secondo Wikipedia e la definizione di longsword, potevano essere usate anche con due mani. Ma poi vedremo perché George Martin ci fa differenza tra longsword e la bastard sword. Quindi, vediamo. Comunque, Lady Forlorn è una longsword, quindi ha queste dimensioni e si dovrebbe maneggiare con una mano sola. Diciamo che di Lady Forlorn ce ne sono due. Una non è in acciaio di Valiria ed è l'originale Lady Forlorn. Questa Lady Forlorn qui venne rubata dal re della valle, che era un Royce, che discendono, insomma, casata Royce, discende dai primi uomini, a il re delle dita, ossia appunto il re di House Corbray. E loro invece sono Andali. Ma durante la battaglia delle Seven Stars, dove i primi uomini vennero sconfitti dagli Andali, Lady Forlorn venne comunque nuovamente reclamata da casa Corbray.
La seconda Lady Forlorn, invece, che è quella che ci interessa, viene forgiata in acciaio di Valiria e le venne dato lo stesso nome per omaggiare quella precedente. Questa spada ha visto una cifra di battaglie, ma veramente tante. Sarà utilizzata anche all'interno della Danza dei Draghi e anche durante le rivolte dei Blackfyre, ma anche durante la ribellione di Robert proprio su la battaglia del Tridente. In questo momento Lady Forlorn l'abbiamo rivista. L'abbiamo vista alla valle perché ora appartiene a Lord Lys Corbray, che non è il Lord di Hearts Home, ma per una questione di perché durante il Tridente riuscì, diciamo, lui a conquistarsi questa spada, e il fratello, che ora è Lord di Hearthstone, gliela cedette, quindi adesso ce l'ha Lys. Lys lo vediamo durante l'incontro dei Lord alla valle, dove insomma è anche stato abbastanza aggressivo, proprio sfoderando Lady Forlorn. E poi, poco dopo, scopriamo da dito corto che rivela a Sansa che Lys in realtà sta lavorando per lui. Quindi, fantastico. Nessuno, per chi ha visto la serie, nessuno in questo momento nel libro sa che Sansa Stark è Sansa Stark. Infatti, Sansa va per il nome di Elaine Stone. Quindi fa finta di essere la figlia bastarda di Baelish. Di Lady Forlorn ci viene detto proprio da Lynn: "My lady has a thirst. Whenever she comes out to dance, she likes a drop of red." Insomma, molto tranquilli questi Corbray, mi dicono. Molto interessante, c'è anche durante le avventure di Dunk Egg, un altro prequel di A Song of Ice and Fire, viene detto a Sandar Duncan the Tall: "It's said that whenever Blackfyre and Lady Forlorn clashed, you could hear the sound for a league around. It was half a song and half a scream, they say." Quindi, quando venne utilizzata Lady Forlorn durante la ribellione dei Blackfyre, quando si scontrarono Lady Forlorn e Blackfyre, il loro scontrarsi faceva questo suono che veniva sentito da molto lontano e che sembrava da un lato una canzone e da un lato un urlo. E anche questa cosa qui un po' mi ha sconvolto, perché se noi pensiamo al prologo del Gioco dei Troni, quando l'estraneo combatte con Ser Royce, Ser Royce non ha la spada di acciaio di Valyria, per carità, però ogni volta che le spade si scontravano, la spada dell'estraneo e la spada di Ser Royce, veniva emesso questo urlo disumano, tipo come se un animale stava soffrendo. E quindi mi ha fatto pensare, perché ci sono tutte queste similitudini tra le armi degli estranei e l'acciaio di Valiria? Cioè, un po' mi mette curiosità, voglio capire. E quindi sì, ho trovato questa similitudine. Non so se voi avete altri pensieri, fatemeli sapere. Poi arriviamo a quella che probabilmente è la preferita della fandom. Non so del libro, sicuramente della serie. Ditelo con me, chi sarà mai? Longclaw. Longclaw è la spada notoriamente nota di Jon Snow. Ma da dove viene Longclaw? Ah, Longclaw è una bastard sword, proprio quello che dicevo prima. Una bastard sword, o anche chiamata hand and a half sword. Appunto, nel mondo delle cronache del ghiaccio e del fuoco, questo specifico tipo di spada deriva effettivamente da una long sword, quindi le dimensioni sono le stesse, ma l'elsa è più lunga, leggermente più lunga, facendo in modo che chi la brandisce può usarla sia con una mano sia con due. E infatti io adoro che nella serie, perché appunto non è una spada piccola, Jon se la porta sulle spalle. Quando l'ho letto, non lo so, l'ho trovata una cosa fighissima. Cioè, mi piace un sacco pensare che lui ce l'ha dietro, più che la sfodera così. Adoro tutto. Longclaw, però, non è appartenuta agli Stark e sicuramente non è sempre appartenuta a Jon, ma Longclaw apparteneva alla casata Mormont. House Mormont è la casata che regna sulle Isole dell'Orso e appartiene a questa casata da più o meno 500 anni, poco poco. Originariamente la spada aveva sull'elsa un pomello
a forma ovviamente di orso, essendo il banner, il sigillo di casata Mormont un orso. Allora, questa spada anche viene tramandata da Lord dell'Orso, Lord dell'Isola dell'Orso a Lord dell'Isola dell'Orso, quindi sempre secondo la successione padre-figlio, e secondo questo, questa spada a un certo punto venne usata proprio da il Lord Comandante dei Guardiani della Notte, ossia Jeor Mormont, che è l'ex Lord delle Isole dell'Orso. Jeor, però, a un certo punto, per motivi ancora sconosciuti, decise di abdicare e andare alla barriera, dove riuscì a farsi comunque una grandissima carriera come Guardiano della Notte, arrivando poi anche a guidare i Guardiani della Notte. Jeor, però, che è molto figo, ha messo al mondo un figlio che non è figo per niente. Aiutatemi. Cioè, penso che Jorah sia uno insieme a Dito Corto e Lysa che proprio non ce la posso fare. Cioè, ma anche peggio di Dito Corto, almeno Dito Corto, cioè, maniaco pure lui, però, cioè, non lo so, mi sembra più intelligente, almeno è più infame, voglio dire, no? Cioè, almeno ci mette due pensieri. Quest'altro è solo un idiota, non lo sopporto, scusate, io Jorah del libro non lo posso vivere. Comunque, ovviamente, quando Jeor abdica e va alla barriera, suo figlio Jorah purtroppo diventa Lord delle Isole dell'Orso. Ma Jorah, come dicevo proprio poco fa, non è figo come il padre e siccome per far contenta sua moglie che chiedeva sempre più soldi, il sottone poraccio praticamente ha cominciato per avere o guadagnare molti più soldi a trattare, diciamo, a fare la tratta di umani. Cioè, quindi lui faceva la tratta degli umani con Essos. E questo ovviamente l'ha portato ad essere ricercato nei Sette Regni e ovviamente anche ricercato e anche diciamo con una condanna a morte, nel senso se Robert o Ned lo beccavano l'avrebbero tranquillamente ammazzato, cioè era quello che doveva fare. Infatti lui si dà e va in esilio ad Essos. Fortunatamente ebbe la decenza e il buon gusto di non portarsi la spada della famiglia, che comunque ricevere diciamo una spada in più di acciaio di Valiria, in più proprio la spada del Lord delle Isole dell'Orso, cioè non è proprio carino che tu hai sfanculato in questo modo e ti porti anche via la spada. Grazie a Dio non l'ha fatto, l'ha lasciata alle Isole dell'Orso, dove poi la nuova Lady, ossia la sorella Jeor, Marge Mormont, non essendoci più uomini alle Isole dell'Orso, diventa la nuova Lady delle Isole dell'Orso e porta Longclaw a suo fratello Jeor alla barriera, dove però lui metterà da parte Longclaw perché gli ricorda il fallimento umano che è suo figlio e quindi la ripone, la chiude e non ne vuole sapere. Quando è che rizzompa fuori Longclaw? Quando nel primo libro, Il Gioco dei Troni, viene praticamente durante l'attacco del non morto, il White, a Jeor Mormont, salvato poi da Jon Snow che manda in fiamme tutta la torre dove c'erano le camere del Lord Comandante, ritrova dopo Longclaw dopo che hanno spento il fuoco. A questo punto, per ringraziare Jon e il suo operato, Jeor decide di regalare a Jon la sua spada. Prima di regalargliela, però, siccome durante l'incendio Longclaw era stata danneggiata, la sua elsa era stata danneggiata e la testa dell'orso non c'era più, Jeor decide di farla cambiare in una testa di lupo, proprio in visione del regalo che vuole fare a Jon. E qui io ho adorato, e mi dispiace un casino che non l'abbiano messo nella serie, che tutti gli amici di Jon hanno partecipato alla creazione di questa spada. Cioè, c'è chi è andato a cercare i materiali, c'è chi ha intagliato il lupo, c'è chi l'ha messo sulla spada, e hanno partecipato tutti, ha partecipato Sam, ha partecipato Pip, hanno partecipato tutti ed è stato bellissimo, cioè proprio si vede che è una confraternita che si vuole bene, io non posso che adorare, li adoro. E mi dispiace che nella serie non sia stato fatto vedere, ma anzi passava quasi come se Longclaw avesse sempre avuto sopra un lupo, ma non avrebbe senso perché la spada di Jeor Mormont dovrebbe avere sopra un lupo, aveva più senso un orso.
E quindi, insomma, niente, anche sulla spada banalizziamo, cioè servivano due parole, sì, abbiamo cambiato, gli amici tuoi hanno aiutato, è stato bello, piangi ora perché ovviamente è commovente. Qui ci viene detto: The hilt had been fashioned new for him, adorned with a wolf's head pommel in pale stone, but the blade itself was Valyrian steel, old and light and deadly sharp. Quindi ci fa John ci fa la descrizione della sua nuova spada quando la riceve. Un'altra cosa che ho trovato interessante è stata che Jeor Mormont dice a John che il fatto che lui ora maneggi una Bastard Sword sia fit for him, cioè è giusta per lui. E non glielo dice a battuta, cioè non glielo dice per ferirlo. Infatti, John non rimane neanche ferito da questa. E da questa frase, anche perché io spero con tutto il mio cuore che John lo sta facendo, a mio parere, perché sennò avrebbe sbroccato da quel dì. Sta piano piano accettando la sua condizione di nascita, che effettivamente non lo rende né inferiore ai suoi fratelli né inferiore agli occhi dei suoi fratelli, che gli vogliono tutti un mondo di bene, e soprattutto agli occhi anche di suo padre, che lo ha cresciuto Ned come se fosse suo figlio e gli ha voluto un bene dell'anima. Quindi spero, insomma, che John farà pace con questo suo lato da bastardo. Il fatto che maneggi una Bastard Sword, secondo me, è ancora più un avvalorare quello che Tyrion gli ha detto, cioè non fregatene di quello che dice la gente, accetta chi sei e vai avanti perché non conta niente, puoi fare quello che ti pare, come ha dimostrato perché è diventato poi alla fine Lord Comandante dei Guardiani della Notte, quindi se vuole può. Un'altra spada di cui sappiamo la fine è Nightfall. Nightfall anch'essa è una longsword e appartiene a casa Harlow che si trova sulle Iron Island. E ora in questo momento appartiene a Ser Arras Harold Arnold Har, Ser, ma, Ser Arras Harlow, che appartiene a Ser Arras Harlow. In realtà non si sa come ha fatto questa spada Nightfall a cadere nelle mani di questa casata. Perché questa spada arriva alle Isole di Ferro grazie a un Greyjoy, Dalton Greyjoy, conosciuto anche come il Red Kraken, che la rubò a un corsaro e se la portò sulle Isole di Ferro, ma manca il passaggio del come da lui sia passata a casata Harlow. Da cosa riconosciamo Nightfall è che ha un pomello di Moonstone, che è questa. Victarion di questa spada ci dice: Victarion wondered how Nightfall would fare against his axe. He had never fought a man armed with a Valyrian steel blade. Though he had thrashed young Arras Harlow many a time when both of them were young. Quindi Victarion ci dice che lui si chiede, Victarion usa, come molti delle isole di ferro, usa le asce, e si chiede come avrebbe risuonato l'acciaio della sua arma con l'acciaio della spada di Arras Harlow quando si fossero incontrate, perché dice che lui non è mai riuscito a combattere qualcuno che avesse l'acciaio di Valyria. Anche se, dice, nei giorni di gioventù, quando ancora sicuramente Arras non aveva Nightfall, Victarion ha battuto tantissime volte questo piccolo lord, insomma, chissà chi combatterà, detta questa cosa, se combatterà contro qualcuno. Oh, adesso arriviamo a quella che ha il mio cuore, ossia Ice, in italiano chiamata ghiaccio. Ice è una greatsword. Quindi, come dicevo prima, è una spada lunghissima che viene brandita con due mani e appartenuta da sempre a casa Stark. Ice viene proprio detto che è una spada enorme, cioè praticamente è larga una mano di un uomo e lunga 6 piedi, che dovrebbe essere appunto 1,80, cioè una roba allucinante. Bran nel suo primo capitolo ci dice che infatti era anche più alta di un robo adolescente e verrà anche descritta più tardi come alta come Serilyn Payne. Quindi, insomma, va bene. Mi fa specie che la gente veramente in quei tempi, con tutta l'armatura del mondo, riusciva a combattere con ste cose lunghissime.
cioè che la brandiva, combatteva, la sapeva maneggiare. Io ho tanta stima per i cavalieri di una volta, perché veramente, cioè, io non so come facevano. Anche Ice, come Lady Forlorn, sarà presente, è stata presente durante la Danza dei Draghi, quando durante l'Hour of the Wolf, Cregan Stark arriva ad Approdo del Re la conquista e sistema tutto il casino che si era creato durante la danza. Quindi diciamo che la vediamo nel momento di risoluzione, che, spoiler alert, viene appunto risolta alla fine dagli Stark. Viene messo ordine dagli Stark. Durante il primo libro dei A Song of Ice and Fire, quindi Il Gioco dei Troni, Ned, ovviamente, essendo il portatore dell'anello, essendo colui che brandisce Ice, si porterà Ice al sud, dove però poi verrà giustiziato, e verrà giustiziato proprio usando Ice. Anche Ice è una spada che si tramanda da padre in figlio rispetto a chi diventa Lord di Grande Inverno. Quindi prima ce l'aveva Rickard, doveva essere di Brandon, Brandon è morto e quindi Ice è passata a Ned. E sarebbe dovuta passare a Robb, ma purtroppo non è stato così, e non soltanto perché Rob morirà durante la battaglia, ma anche perché vedremo la fine che fa Ice. E purtroppo non credo che il suo acciaio di Valiria tornerà mai nelle mani degli Stark. Purtroppo no. Nel secondo libro, invece, e qui si bestemmia praticamente, Ice la vediamo impugnata sempre da Ceryl in Pain, cioè questo va in giro con la spada di Ned. Cioè, questa è un'eresia. Perché non prende fuoco istantaneamente? Perché non lo fa? Perché è di Ceryl in Pain al momento? Perché quando, durante il secondo, uno scontro tra re, quando a Tyrion viene richiesto da Robb di avere riconsegnata Ice, Tyrion si rifiuta perché Robb non si voleva inchinare, quindi giustamente non gliela ridà, nel senso, giustamente dalla parte dei Lannister non gliela ridà, dalla parte di Robb, ridammi sta spada che è mia, ma vabbè. E la vediamo anche appunto sempre impugnata da Ceryl in Pain durante la battaglia di Blackwater Bay, quando Sansa, chiusa nella torre, diciamo, insieme alle dame e a Cersei, vede Lin Pain nella stanza e Cersei gli fa: ma tu lo sai che se qua poco poco entra Stannis, io faccio ammazzare te e me? Perché se io vado giù col cazzo che tu te ne vai da qua viva, tu vieni giù con me, amore, ma dove credi di andare? Nel terzo, e qui si bestemmia più forte, Tywin Lannister ha la brillante idea di prendere Ice e farla sciogliere, per ricavarne due spade, due longsword, una un po' più lunga, l'altra un po' più piccola, che vedremo appunto. Poi sono le prossime due spade di cui parleremo. E qui Tyrion mostra un po' di umanità dicendo che dopo sto scempio rimpiangeva il fatto di non aver mandato Ice a Robb. Io almeno sono d'accordo, penso un po' tutti, però vabbè. Nel momento in cui, lo vedremo poi, Jaime decide di dare la sua spada di acciaio di Valiria, ci narra le sorti di Ice, quindi ci dice che prima appunto ce l'aveva Ceryl, che però poi dopo suo padre si è fatto girare perché ha detto: sta spada vale un po' troppo per farla avere a questo, no no, riportiamola dalla parte dei vincenti e di chi conta, e quindi l'ha fatta, come dicevo prima, sciogliere per formarne altre due. La prima, che è forgiata dall'acciaio di Ice, è purtroppo Widow's Wail. Widow's Wail è una longsword, è più piccina però, e sulla sua lama, come quelle della sua gemella, vediamo che ci sono delle venature nere e rosse. Non so da cosa sia dipeso, forse perché l'hanno riforgiata, non lo so. È ovviamente decorata in oro, e sull'elsa, oltre a essere tutto d'oro, c'è anche la testa ovviamente del leone. E fai, ce ne metti in bel leone? No, ce lo mettiamo. E ovviamente al posto degli occhi del leone ci sono due rubini, perché ci facciamo mancare i rubini, cioè, voglio dire. Questa spada viene creata appositamente per Joffrey e gli viene donata da Tywin come dono di nozze
per Joffrey e Margaery Tyrell. Il nome viene scelto perché nel momento in cui Joffrey la riceve, si chiede come la potrà mai chiamare, e dalla folla qualcuno urla questo nome, Widow's Wail, che dovrebbe essere tipo pianto di vedova. E io spero con tutto il cuore che non sia per Catelyn, ma tanto sarà per quello. Sempre con grande eleganza, la prima cosa, e anche l'unica, che farà con questa spada è praticamente devastare il regalo che gli aveva fatto Tyrion, ossia distruggere il libro che gli aveva regalato, che è Lives of Four Kings. Niente, distrutto così, sempre caruccio. Adesso Widow's Wail si trova ad Approdo del Re e sta aspettando che Tommen cresca, perché adesso, essendo Tommen il nuovo re, questa spada dovrebbe passare di diritto a lui. Ma Tommen al momento ancora non la usa e quindi adesso sta lì, inutilizzata. Tyrion ci dice: Most Valyrian steel were a grey so dark it looked almost black, as was true here as well. But blended into the folds was a red so deep as the grey. The two colors lapped over one another without ever touching. Each ripple distinct like waves of night and blood upon some steel sword. Praticamente, ecco, su questa spada, che come ogni acciaio di Valyria è comunque di un colore scuro, ha delle venature appunto rosse che non si incontrano, ma appunto ci sono queste venature che la rendono particolare. Poi abbiamo Oathkeeper. Allora, Oathkeeper è la seconda spada ricavata da Ice. Anche su questa abbiamo lo stesso pattern rosso e grigio scuro, ed è anche questa, come la sua gemella, ha sull'elsa questo leone con al posto degli occhi i rubini. Questa spada era stata creata per Jaime originariamente, ma lui la rifiuta. Decide quindi di donarla a Brienne, affidandole il compito di cercare Sansa Stark e proteggerla, proprio come aveva promesso a Catelyn, e con questa spada avrebbe anche usato lo stesso acciaio della spada di Ned per proteggere la figlia. Una cosa che non mi ricordavo, che mi ero confusa nella serie, è che nel libro è Jaime a scegliere il nome Oathkeeper, non è Brienne. E mi piace tanto questa cosa, perché vedi proprio dal nome che lui sceglie già il cambiamento che lui è riuscito a fare in un libro e mezzo. Lui ha capito che ha fatto degli errori, ha capito che non si è comportato bene manco per niente, e proprio chiamando la spada con qualcosa in cui lui non credeva più, ossia proprio i giuramenti, si vede già lo shift, e è uno dei momenti di Jaime così carini, così belli, che proprio lo rende uno dei personaggi con il miglior redemption arc, penso, che io abbia mai letto. Un personaggio bellissimo e, ve lo giuro, per niente coglione come nella serie. Jaime ci dice anche: There was a time that I would have given my right hand to wield a sword like that. Now it appears I have, so the blade is wasted on me. Take it. Quindi, appunto, dice: una volta avrei dato la mia mano destra per avere questa, un tipo di spada così, ma adesso io la mano l'ho persa, quindi sarebbe sprecata su di me, perciò tienila quando la dà a Brienne. E invece Brienne, della stessa spada, ci racconta: Black and red the ripples ran, deep within the steel, Valyrian steel spell forged. It was a sword fit for a hero. Quindi ci descrive sempre la spada, sempre con questi rivoglini, insomma, con queste increspature rosse, e ci dice che il Valyrian steel, appunto, era un acciaio forgiato dalla magia, e che era fit for a hero. Quindi, bello. Poi abbiamo un'altra spada, di cui però non sappiamo tantissimo, che è Red Rain di House Droom. Mi ricorda Victor Krum, infatti farò un po' di casino. Comunque, delle Isole di Ferro. Anche questa sta sulle Isole di Ferro. E siamo a quota 2 delle Isole di Ferro. Perché tutte queste spade alle Isole di Ferro? Forse perché sono pirati, non lo so. Fu rubata, solo grazie all'uso dell'intelletto, da Hilmar Droom. Rubata ad un cavaliere, e per questo Hilmar Droom venne conosciuto come il The Cunning, ossia The Cunning, l'ambizioso, diciamo, uno sveglio ambizioso, facciamo così. Questa spada non viene vista quanto viene nominata nel quarto libro, A Feast for Crows. E poi abbiamo l'ultima lama, che sappiamo dove è finita, che è il
famoso pugnale, il famoso dagger, che è l'arma principalmente con cui all'interno appunto di A Song of Ice and Fire è conosciuta come l'arma dell'attentatore alla vita di Bran mentre era in coma. Questo attentato viene sventato grazie all'intervento sia di Catelyn, che si è praticamente tagliata a metà le mani per fermare la lama di questo assassino, e soprattutto grazie all'intervento del dopo nominato Summer, che appunto ammazzerà questo tizio. La lama di questo dagger è leggermente diversa perché non ha le intagliature, è una lama liscia. Ma la cosa figa, diciamo la cosa particolare, è che ha l'elsa in osso di drago. Diciamo che nella serie il design che gli hanno fatto è molto figo, devo dire, spezziamo una lancia a favore della serie, è molto figo. Ma c'è stato un po' di casino per quanto riguarda cosa è successo intorno a questa lama. Cioè, a chi appartiene questa lama? Sicuro, questa lama è di Littlefinger. E Littlefinger racconta a Catelyn che durante il primo libro l'aveva persa per una scommessa contro Tyrion, dove Tyrion aveva scommesso sulla perdita di suo fratello in un torneo. Quindi Littlefinger aveva detto che Jaime avrebbe vinto e Tyrion aveva detto no, secondo me perde. Cosa che viene ovviamente confutata da Tyrion. Nel senso, Tyrion ci dice: io posso essere un uomo veramente magari della peggior specie, ma se c'è una cosa che io non faccio mai è scommettere contro la mia famiglia, soprattutto contro Jaime. E lo vediamo dal punto di vista di Tyrion, quindi è vero, lui non ha mai né avrebbe mai scommesso contro suo fratello. E Tyrion anche dice a Catelyn che Littlefinger è conosciuto a Prodo del Re per le palle che racconta, perché è la sua natura, cheat. E da Jaime sappiamo invece che ad un certo punto, non si sa esattamente come, questa lama è passata a Robert, ma da Tywin, c'è un intreccio pazzesco, sappiamo che Robert non ha mai usato altri pugnali che non siano lo stesso che gli venne regalato in gioventù da John Arryn, e quindi non ha mai utilizzato questo pugnale. Quindi dice magari era nella sua collezione, non lo so però. Tyrion ovviamente su questa storia di Dito Corto, che l'ha voluto incastrare, andrà da Dito Corto ad affrontarlo e dirgli: Ciccio, cazzo volevi fa? Non ho capito. E Dito Corto ammette a Tyrion di aver mentito agli Stark su appunto questa cosa della scommessa. E Tyrion gli dice: va bene, tu fai il cazzo che ti pare, basta che non mi vieni più, cioè non mi devi più inserire nelle tue trame, perché non me ne frega niente. E Dito Corto ha detto: uguale, cioè facciamo questo scambio, io non ti metto in mezzo ai miei affari, tu non mettermi in mezzo ai tuoi, e così rimane. Tyrion ad un certo punto penserà che è stato Joffrey ad aver organizzato l'attentato a Bran. Però diciamo che non è mai stata confermata, c'è cioè una congettura che si fanno Tyrion e Jaime, ma non è confermata, cioè non c'è mai stato nessuno che ha detto sì, è successo così. È un pensiero che si fa a Tyrion, un pensiero anche che si fa in un momento in cui Joffrey lo aveva fatto molto arrabbiare durante il suo matrimonio. Qual è il fatto però, a mio parere? Secondo me non c'è Joffrey dietro l'attentato a Bran, perché vediamo che a Joffrey della vita di Bran, detto proprio da Joffrey, non gliene frega niente, non gliene frega proprio niente. Lo dice apertamente nel primo capitolo, dal punto di vista di Tyrion, del primo libro: per lui Bran può anche morire, non gli cambierebbe nulla. E io sfido in realtà che Robert, come migliore amico di Ned, abbia detto che era meglio che questo ragazzino morisse, anche perché ora uno si può fare tutte le congetture, però un libro è scritto e noi non abbiamo mai sentito, soprattutto perché poi Robert muore, noi non abbiamo mai sentito dalla bocca di Robert o da qualcuno che era vicino a Robert che ha pensato che era meglio che questo bambino morisse. L'unico che l'ha detto è stato Jamie, per motivi ovviamente che conosciamo, perché vuoi che questo ragazzino muore? L'hai spinto tu, è chiaro.
Quindi io onestamente non credo che sia stato Joffrey. Secondo me è sempre stato tutto architettato da Dito Corto, perché infatti è andato poi tutto secondo i piani, devo dire. L'unica cosa è che Bran non è morto, però va bene. Tant'è che infatti poco dopo la fuga di Sansa, noi vediamo Baelish che usa proprio questo pugnale per tagliare della frutta mentre racconta a Sansa delle verità e delle bugie nascoste mentre si muovono le fila dietro le quinte. Quindi, secondo me, diciamo che Tyrion qui ha un po' bucato, ma diciamo che da lì in poi è stato un po' un casino sempre, cioè non è che ci si poteva proprio concentrare al massimo, poi vai a tirar fuori la verità da Dito Corto, cioè, te lo raccomando. Tyrion ci dice riguardo a questo pugnale: "He wondered which of them had sent the food pet to silence the Stark boy, and whether they had truly conspired at the death of Lord Arryn. If the old hand had been murdered, it was definitely a subtly done. A man of his age died of sudden illness all time. In contrast, sending Sam off with a stolen knife after Bran Stark struck him as unbelievably clumsy." Quindi, insomma, Tyrion dice che, secondo Tyrion, appunto, comunque Stark, cioè è molto particolare il fatto che sia morto Jon Arryn e che poi qualcuno sia andato a cercare di ammazzare Bran. Quindi dice, chissà se sono collegati. È vero che dice, non era certo in realtà che Jon Arryn fosse stato ucciso, perché dice, uomini della sua età in realtà si ammalano continuamente, muoiono continuamente. Quindi, oddio, sì. Invece uno che manda da Brandon Stark un assassino dice probabilmente non è proprio molto, cioè un po' clumsy, non è molto pensato. Io mi permetto qui di dissentire perché noi sappiamo, e lo vedremo poi nel prossimo capitolo di Read With Me, che qualcuno ha dato questo, cioè qualcuno stava a Grande Inverno e ha cominciato già da lì a muovere le fila desta guerra. Infatti, quando Catelyn riceve la lettera di Lysa, non è come nella serie che hanno ricevuto il corvo, ma Maestro Luwin si è ritrovato, inspiegabilmente non si sa come, sul suo tavolo una scatoletta con dentro questa lettera, e nessuno ha visto entrare qualcuno, nessuno ne ha visto uscire, non si sa questa scatoletta da dove cavolo sia arrivato. Quindi c'è qualcuno che è una spia, ovviamente, di Dito Corto, che gira a Grande Inverno. Ora, sapendo che c'è una spia di Dito Corto e che Dito Corto ha cospirato e ha convinto Lysa ad uccidere Jon Arryn, questo è certo ed è accertato, io vedo poco probabile che Joffrey, così puntiglioso, schizzinoso e molto sono meglio io di te, chi sei tu paesano, sia andato da un tizio a caso, trovato poi dove? Non si sa, a mandare qualcuno a uccidere Bran perché voleva fare bella figura col padre, quando a Joffrey del padre non gliene frega una ciola che è una ciola, cioè lui non gliene frega un cacchio di niente del padre o di quello che il padre pensa di lui, anzi, a volte è anche molto più preoccupato di quello che pensa Sandor di lui. Quindi voglio dire, quindi secondo me dietro l'attentato di Bran c'è sempre Baelish. Quale miglior movente per una famiglia di azzuffarsi con l'altro, perché lui avrebbe comunque sempre detto che era stato Tyrion, avrebbe sempre fatto lo stesso tipo di teatrino, quindi sicuro lo avrebbe fatto. Quindi niente, per me c'è Dito Corto, non so voi che cosa pensate. Ultima cosa su questo dagger: sono rimasta molto colpita dalla scelta di utilizzare questo particolare pugnale così tanto in House of the Dragon. Ora, durante A Song of Ice and Fire, questo pugnale è sempre legato a Bran e a Dito Corto, mai ai Targaryen. Quindi mi sono stupita una cifra quando, cioè, ho visto che tutta questa storia della profezia stava proprio su questo pugnale qua. Perché secondo voi? Fare centrale questo pugnale che non ha niente a che fare con i Targaryen? Fatemelo sapere nei commenti. Poi ci sono le spade che sono andate perdute. La prima è Blackfyre. Blackfyre è una Bastard Sword, anche lei, come spada di Jon. Ed è la spada che apparteneva a Aegon I Targaryen.
Targaryen il Conquistatore, ossia colui che ha fatto la conquista di West. È la più famosa delle spade di acciaio di Valyria appartenuta a casa Targaryen. Alla morte di Aegon I, questa spada in realtà doveva essere bruciata insieme a lui, ma non bruciò in realtà, e venne trovata da Maegor, uno dei figli, proprio sulla pira, insomma, del padre, e se la prese. Nota che il colore è diventato ancora più scuro, dovuto ovviamente alla bruciatura. La spada però non venne presa dal principe ereditario, quanto venne data poi a Maegor, che la usò in tantissime vicende, in tantissime battaglie. La usò anche nella guerra per prendersi il trono dopo la morte di suo fratello. Comunque poi la vedremo nel dettaglio, cioè tutte le storie delle battaglie poi le vedremo nella rubrica, insomma, di Westeros History Channel. Quindi non mi addentro tantissimo, però ce l'aveva, insomma, questo fratello minore. Si chiamava Maegor e venne conosciuto come Maegor Targaryen the Cruel. Dopo Maegor viene passata al nipote di Maegor, ossia Jaehaerys I Targaryen, che era il figlio del re precedente, quindi del fratello di Maegor, e dopo Jaehaerys è passata a quello che noi conosciamo come Aegon II, lui, e quindi verrà anche usata durante la Danza dei Draghi. Dopo passa al mito di Jon, a uno degli eroi di Jon, ossia The Young Dragon, Daeron I Targaryen, colui che riuscì a conquistare Dorne per un'estate, ma che, diciamo, ci implicò, ci usò e perse più persone di quanto effettivamente la causa ne valeva, e alla fine, insomma, 18 anni muore male. Da qui non si sa come Blackfyre sia tornata dai Targaryen, ma ritorna dai Targaryen, viene usata da re Aegon IV Targaryen. Dopo Aegon IV Targaryen, Blackfyre passerà non al figlio ereditario, quindi non all'erede del Trono di Spade, ma al figlio bastardo di Aegon IV, ossia Daemon. Daemon, che essendo un figlio bastardo si chiamava Waters, in questo momento, quando riceve la spada, crea la sua stessa casata e la chiama Blackfyre, proprio come la spada. Da qui abbiamo la distinzione da casa Targaryen a casa Blackfyre. E Daemon userà questa spada durante la ribellione dei Blackfyre, ovviamente, dove però muore. Verrà utilizzata anche brevemente nella stessa battaglia dal fratello Aemon, ma morirà anche lui. E la spada a quel punto viene presa da il loro fratellastro, Aeron Rivers, anche conosciuto come Bittersteel, che con quella combatterà contro un altro fratellastro, ossia Brynden Rivers, conosciuto anche come Bloodraven. A questo punto Bittersteel va in esilio e porta con sé Blackfyre. E niente, da qui comunque si sono perse le tracce di questa spada, quindi non si sa dove sia. Secondo questo racconto dovrebbe stare ad Essos, se Bittersteel non si è spostato. Comunque probabilmente al momento si trova ad Essos. Oh, poi abbiamo Bright Roar. Di chi potrà mai essere? Bright Roar era una Greatsword, quindi come Ice e Arsbane si tiene con due mani, e apparteneva a House Lannister e di riflesso ai re di Casterly Rock. Si dice che per comprarla i Lannister vendettero così tanto oro che con lo stesso denaro avrebbero potuto comprare un'armata, ma loro spesero tutto quel denaro per prendere Bright Roar. Questa spada si perde dalla storia quando Tommen, secondo Lannister, era salpato con i suoi uomini, e ovviamente portandosi appresso Brightroar, per andare alle rovine di Valyria. Ma come molti, cioè come tutti in realtà, spariscono, tutti tranne Euron Greyjoy. Vabbè, anche quello ne parleremo. Tywin Lannister ovviamente dice, cioè, cacchio, siamo la casata più figa dei Sette Regni e non c'abbiamo una spada di acciaio di Valyria? Ma l'ordine del mondo, ma dov'è finito? Quindi Tywin voleva tantissimo una spada di acciaio di Valyria e voleva anche trovare un'altra spada alla pari di Brightroar. Ma Nisba, cioè, non si trovava. Anzi, tant'è che a un certo punto Gaerion Lannister andò a cercare,
Pure lui nel circa 291 a.C., sì, avanti Cristo, 191 dopo la conquista, pure lui andò alle rovine di Valiria per andare a cercare Brightror. Voi l'avete rivisto? Io ancora lo aspetto. Poi ce ne sono alcune che sono molto veloci perché non sappiamo molto. Una si chiama Lamentation, che era semplicemente una spada, e apparteneva a House Royce. Venne persa però durante la danza dei draghi. Un'altra è Orphan Maker, Madonna. Questa è una longsword apparteneva a House Roxton, che si trova nell'altopiano. La sua lama era completamente nera. Anche questa verrà usata durante la danza dei draghi da John Roxton, che si trova lui favoreggia i verdi, quindi si trova è Team Green. E dopo la sua morte, durante la danza dei draghi, passerà a Lord Urduin Pike, che diventa primo cavaliere del re Aegon III, ovviamente Aegon III Targaryen, e dopodiché si sono perse le tracce di Orphan Maker e non voglio sapere perché l'hanno chiamata così. Un'altra si chiama Truth e era una longsword appartenuta ad House Rogaer, Rogaer, comunque si scrive così, Rogare, di Lys, e quindi diciamo che non si dovrebbe trovare non si dovrebbe trovare a Westeros, ma si dovrebbe trovare nelle Free Cities, visto che Lys è una città delle Free Cities, quindi. Un'altra è Vigilance. Una longsword, anche questa, appartenuta a House Hightower, che infatti il nome ci sta troppo bene, e viene anche questa usata durante la danza dei draghi da Lord di Old Town, ossia Ormund Hightower, che è nipote di Otto Hightower. Anche lui purtroppo durante la danza dei draghi morirà e con lui, insomma, si sono perse le tracce di Vigilance, quindi non si sa dove sia. Ma arriviamo a quella che tra le spade di acciaio di Valiria mi interessa in una maniera proprio esponenziale, ossia Dark Sister. Allora, Dark Sister è una longsword ed anche questa è appartenuta ad House Targaryen. È più slender, è più snella e per questo viene considerata, diciamo, una spada forgiata probabilmente per delle mani femminili. Spada che è appartenuta ai tempi della conquista a Visenya Targaryen, una delle due sorelle mogli di Aegon I Targaryen, con cui appunto fece la conquista di Westeros. Visenya praticamente era una figa con la spada, cioè nel senso combatteva in una maniera esagerata, cioè proprio era bravissima. Era bravissima, secondo me, anche più brava del fratello. Comunque, pensate che una volta stavano insomma parlando e Aegon le disse che lui si sentiva perfettamente al sicuro con le guardie che lui aveva scelto. E lei, di tutta risposta, muove la spada così velocemente che gli ferisce la guancia e le guardie non si erano neanche potute muovere per la velocità che lei ha impiegato a ferire la guancia del re e suo marito e fratello. Io non posso che adorare, cioè, Queen vera! Dark Sister passa a Maegor, che se non erro, e correggetemi se sbaglio, Maegor era uno dei figli di Aegon e Visenya. Quindi questa spada dalla madre passa al figlio, quindi sì, Maegor, The Cruel, ha a un certo punto entrambe le spade, anche se poi lui userà di più Blackfyre. E quando Visenya muore su Dragonstone, mentre la vedova di Aerys, cioè il fratello di Maegor, si trovava lì come ostaggio insieme ai propri figli, tra cui appunto Jaehaerys primo, ruba Dark Sister, questa moglie di Aerys, ruba Dark Sister e scappa con il figlio, si dà, bravissima. Questa spada passerà ad uno dei figli di Jaehaerys, ossia Baelon the Brave, e dopo Baelon passerà a quello che tutti ora conosciamo e che tanti amano, ossia Daemon Targaryen, conosciuto anche come The Roe Prince, con il quale durante la danza dei draghi, spoiler, ucciderà Aemond Targaryen One-Eye. Quando combattono sui loro draghi, rispettivi draghi, sopra il Godai, e Daemon ucciderà
Emond, trapassandogli l'occhio buono con la spada, dove però alla fine morirà anche lui, si pensa, perché il corpo di Daemon non fu mai ritrovato, invece quello di Emond sì, ed è per quello che infatti venne ritrovata anche Dark Sister. Dopo di lui, Dark Sister passerà a uno dei spadaccini più forti che si siano mai visti a Westeros, ossia Aemon Targaryen The Dragon Knight. L'ultimo però ad usare Dark Sister sarà proprio Brynden Reavers, ossia quello che viene conosciuto come Blood Raven e quello che purtroppo la serie adesso fa chiamare come Corvo con tre occhi, come se fosse un'istituzione quando non lo è. Aspettatevi sicuro anche un video su di lui perché è un personaggio troppo intrippante ed interessante. Brynden userà Dark Sister durante le ribellioni dei Blackfyre e la porterà con sé anche quando sarà mandato tra i Guardiani della Notte, dove riuscirà a diventare anche Lord Comandante. Dopodiché sparirà però al di là della barriera e anche se abbiamo rivisto Blood Raven dai punti di vista di Bran, che adesso appunto è unito con un albero del cuore, non sappiamo dove sia finita Dark Sister. Quindi chissà se è lì con lui da qualche parte o se sta da qualche altra parte, questo non si sa, però è sparita Dark Sister. Di Dark Sister viene detto: Dark Sister was made for noble tasks than slaughtering sheep. She has a thirst for blood. Ce lo dice Daemon. E quindi Dark Sister è forgiata per cause, diciamo, più nobili che uccidere mere pecore, diciamo, e lei ha sete di sangue, quindi comunque ci indica anche che tipo di combattente la usa, la utilizza. Molto interessante. Io adoro queste spade, adoro che siano fatte in un modo mistico, usando la magia, non si sa come, e non vedo l'ora di vedere. Intanto come si forgiano, intanto chi le forgia, poi voglio vedere chi userà una spada di Valiria e chi userà quale spada di Valiria, perché sicuramente verranno utilizzate durante la lunga notte. Voi avete qualche idea? Fatemelo sapere. Inoltre, ovviamente, spero che non facciano saltare in aria gli estranei tipo petardi, ma insomma mi aspetto degli scontri un po' più fighi, che almeno mi facciano restare un po' col fiato sospeso, santo cielo. Però, ultima cosa, prima di chiudere e vederci la prossima settimana, visto che stiamo parlando di spade, vorrei menzionare anche due spade importanti che però non sono di acciaio di Valiria, bensì però sono costantemente nominate, una di più, ma c'è anche l'altra, all'interno della serie. La prima è Lightbringer. Lightbringer viene anche chiamata The Red Sword of Heroes. Che è praticamente una spada magica associata alla leggenda dell'Azor Ahai, che è tanto ricercato all'interno della saga. Quindi, secondo la leggenda, per creare Lightbringer, il vecchio Azor Ahai aveva lavorato 30 giorni e 30 notti per forgiare una spada. Ma quando entrò in contatto con l'acqua per stemperarla, si ruppe. Quindi lo rifece, ma lavorò questa volta 50 notti e 50 giorni. E quando provò ad uccidere un leone, questa spada si ruppe. E l'ultima volta che la forgiò, lavorò 100 notti e 100 giorni, sapendo quello che avrebbe dovuto fare per far funzionare questa spada. Quando questa spada fu pronta, chiamò sua moglie, Nisa Nisa, e con essa uccise sua moglie. Da questa uccisione nasce Lightbringer, suggerendoci che per far funzionare Lightbringer ci serve un sacrificio umano. Un sacrificio umano che però, diciamo, abbia valore per chi poi userà Lightbringer. Inoltre, una cosa che mi ha molto colpito è il fatto che quando l'Azor Ahai ha ucciso Nisa Nisa, praticamente lei ha urlato sia, diciamo, di dolore ma anche di piacere e questo urlo praticamente ha tipo spaccato la luna, non lo so, è stata una frase che mi ha molto colpito comunque, c'è sempre questa sorta un po' di esaltazione che viene ripresa ovviamente dai preti rossi,
che a me mettono molta ansia i sacerdoti rossi, onestamente. Quindi questa frase, non lo so, mi è balenata in testa Melisandre e mi ha fatto un attimo rabbrividire un secondo. A quanto pare Lightbringer fu usata appunto dall'Azor Ahai per riportare la luce nel mondo. Ora, io per esempio nella lunga notte, per quanto credo appunto che ci sia una figura come l'Azor Ahai, Prince There Was Promised, chiamatelo insomma come volete, però diciamo che delle leggende della lunga notte, proprio di chi ha vissuto la lunga notte, abbiamo le testimonianze dagli Stark, se non sbaglio, e nessuno nomina mai qualcuno che impugna una spada di luce, cioè di fuoco. Non viene mai detto, viene detto che appunto la lunga notte venne, diciamo, fermata durante la battaglia dell'alba da Brandon Stark e da re oltre la barriera Joramund. E nessuno dei due però aveva questa spada, insomma. Infatti c'è anche chi magari dice che Lightbringer in realtà possa essere altre cose, cioè non proprio una spada. C'è chi addirittura dice che sono i guardiani della notte stessi. Ma di queste teorie poi parlerò bene durante poi il video dell'Azor Ahai. Viene detto quindi da Shai che quando le stelle sanguineranno e il vento urlerà, insomma, cioè il vento freddo arriverà dal nord, l'Azor Ahai rinascerà come un guerriero che porta questa spada di fuoco chiamata Lightbringer. E niente, quindi poi dell'Azor Ahai parleremo bene durante il video appunto delle figure leggendarie. Al momento non si sa dove sia Lightbringer, non si sa quale sarà Lightbringer. Melisandre dice che Stannis ha Lightbringer, ma Maestro Aemon ci dice che è una patacca, quindi niente, non si sa dove sia e stiamo ancora aspettando l'Azor Ahai. C'è la seconda, che ultimamente ci sono entrata in fissa come una pazza, ossia Dawn. Dawn, anche questa, non è una spada di acciaio di Valyria, ma è una spada ancora differente. Dawn è una Great Sword e appartiene a House Dane, di Dorne, e chi impugna questa spada riceve il titolo di Sword of the Morning, ossia spada dell'alba. Questa spada appartiene ai Dane da più o meno tipo 10.000 anni, cioè una roba proprio ancestralissima. La leggenda dietro a questa spada: il fondatore di casa Dane seguì una stella cadente che si scagliò su una montagna che si chiamava Torrentine, Torrentine, comunque Torrentine, e lì intorno a dove questa stella si è incagliata, praticamente costruirono il castello dei Dane, che è Starfall, proprio appunto per la stella. Dawn viene forgiata, dicono, proprio da questa stella, cioè la stella stessa venne usata per forgiare Dawn, e da qui infatti viene il sigillo di casata Dane, che sono appunto una spada e una stella. La spada è di colore bianco, in contrasto con la scurezza delle spade di acciaio di Valyria, ma è simile sia in affilatura che in forza. Ora, la peculiarità di Dawn, che non so se nel libro in italiano viene chiamata proprio Alba, io la chiamerò Dawn comunque, la particolarità di Dawn è che non viene passata di padre in figlio, ma bensì viene detto che solo un cavaliere ritenuto all'altezza di utilizzare Dawn potrà utilizzarla e quindi a quel punto riceve il titolo di Spada dell'Alba. L'ultima ad utilizzarla fu proprio Arthur Dayne, che morì alla Tower of Joy durante la Robber's Rebellion contro Ned, e questa spada fu riportata da Ned a Starfall per riconsegnarla alla sorella di Arthur, ossia a Shara Dayne, che poi morirà di lì a poco. Io non so voi, ma a me questa spada mi ha molto incuriosito, soprattutto quando ho scoperto che George Martin ha detto che Dawn rimarrà a Starfall finché una nuova spada dell'alba non sorgerà. E un'altra cosa che mi ha incuriosito è che George Martin ha detto che se lui potesse scegliere quale spada usare tra tutte quelle che ci sono all'interno della sua storia, lui userebbe proprio Dawn. Diciamo che, piacendomi da sempre il ciclo arturiano, non ho potuto fare evitare, insomma, di notare che
Dawn mi ricorda molto Excalibur, cioè che può essere utilizzata soltanto da chi è degno, che appunto porterà la luce, diciamo, e anche che l'ultimo che la portava, nonché anche un mega super figone che era tipo un grandissimo cavaliere, un bravissimo combattente che ne usava una di spada e non due, come nella serie, che quello è un'eresia, si chiama Arthur, cioè come King Arthur. Quindi niente, ho fatto questo paragone nella mia mente, ho subito pensato, oddio, Dawn come Excalibur. Quindi, cioè, ho fatto tipo, oh, è stato un trip. E mi chiedo chi sarà quello che la userà alla fine questa spada. Alla fine dei giochi, allora, vi dico quali sono le mie spade preferite. Allora, tra quelle che si conoscono, cioè che si conosce che fine hanno fatto, vediamo. Non voglio essere banale, ma mi piace Ice. Mi piace proprio il simbolismo di Ice, cioè il potere proprio di casata Stark, che tra tutte le spade è quella più imponente, quella più ferma. Quindi mi piace un sacco. Per quanto riguarda quelle sparite, quelle scomparse, come dicevo prima, Dark Sister, per me, non lo so, io vado a dormire pensando dove cazzo sta Dark Sister. Quindi, insomma, devo capire dove sta. E quella che sicuramente mi manda in trip il cervello è proprio Dawn. Quindi, sono queste le spade che mi piacciono di più. Ma voglio sapere che cosa ne pensate voi. Io, come al solito, vi ringrazio tantissimo che guardate i miei video, che commentate, che mettete mi piace. Veramente vi ringrazio tantissimo. E vi ricordo che se avete teorie di cui vogliamo parlare, personaggi che vogliamo analizzare o scene della serie che vi hanno fatto cagare, nei commenti potete scrivermi tutto. E poi, se volete, se vi interessa, senza impegno, potete seguirmi su Instagram. Io, detto ciò, mi levo dalle balle. Come al solito, sapete che è stato per me un grande piacere. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata e forse un nuovo sbrocco di A Game of Thrones. Ciao! Di Lord Rellintar. Con questo acciaio venivano con questo acciaio. Rendil Tarly Lord Rend è uno scioglilingua, santo cielo. Adesso vediamo che voglio di cazzate.